A livello nazionale abbiamo raccolto 8.350 tonnellate di prodotti che andranno tramutati in pasti, sono più di 16 milioni di pasti, questo a livello nazionale. A livello invece veneto abbiamo 675 tonnellate di prodotti e in Verona in particolare abbiamo 198 tonnellate di prodotti, più l'8%, che verranno tramutati, quelli di Verona, in 397.000 pasti di fatto. È il risultato complessivo della giornata della colletta alimentare che sabato scorso ha interessato volontari nei punti di raccolta in 173 supermercati nella sola provincia di Verona, per una generosità che ogni anno aumenta e sorprende in positivo. È stata veramente una giornata di generosità. Pensiamo che solo nel Veneto abbiamo superato il 6% rispetto all'anno precedente, in particolare a Verona abbiamo superato l'8% del raccolto dell'anno scorso, dunque questo fa capire come sono stati generosi i veneti e anche i veronesi. In tantissimi hanno donato nel corso della giornata di sabato e tra i tanti si segnalano due casi che sono esemplificativi di questa cultura del dono che si diffonde. C'è un punto vendita, c'è un gruppo di un supermercati, ha deciso di donare proprio nella giornata della colletta un bancale per punto vendita di legumi, dunque un prodotto importante per ogni punto vendita. Questa è stata una novità rispetto agli anni precedenti. Non ultimo, sorprende sempre una coppia di anziani, ad esempio, che ha messo da parte 10 euro al mese. Pensate, il sacrificio può essere magari per chi ha una pensioncina, e accumulati questi 10 euro in questo anno, il giorno della colletta, proprio sapendo che c'era il giorno della colletta, ha fatto una spesa completa per i poveri che noi assistiamo.